Benvenuti in questa terza puntata di Sims Sullivan, i Sims come non li avete mai visti, cioè nel migliore dei modi. Mi sono segnato alcuni appunti che oggi voglio seguire attentamente. Sarà difficile perché già la situazione è terrificante, ma vediamo dove siamo arrivati fino adesso. La famiglia, per chi non sapesse, chi si fosse collegato adesso, gli invito a vedere i primi due episodi, però dopo. C'è tempo, non preoccupatevi che succedono delle robe devastanti anche qua. Non lo so, ma so già, ho già il presentimento, è brutta questa cosa. Abbiamo i Sim che sono relegati là in fondo, eccoli qui. Questa è la famosa. Allegra, gioiosa famiglia, non chiedetemi per piacere di ripetere, però il cognome è questo, no? La loro abitazione è una dimora. Ridente, in mezzo a due autostrade, è un posto strategico in effetti. Per alcuni acquisti abbiamo detto che il nostro obiettivo è di fargli aprire un casello telepass per fare i soldi dalle autostrade. Forse c'è da installare qualche mod da craccare il gioco perché mi sa che è un po' difficile come carriera, ma noi ce la faremo. Comunque, intanto iniziamo a entrare in questa loro bellissima casa, perché è una casa strepitosa, chi mi segue lo sa già, quindi per piacere. In questo video saluto Vittorio Costa e Luca. Se volete avere un saluto, commentate sotto questo video, ne sceglierò due per la prossima puntata. Questa qua è la famiglia. Abbiamo Monichina, poi abbiamo il gatto Garfield e il cane Odie. Abbiamo rispecchiato la tipica famiglia del famoso fumetto. Quindi, questa qua è la loro casa. Sì, in effetti è una piattaforma deserta nel mondo. No, in realtà, ecco, questa qui è la casa, guardate. Esalta gioia. Abbiamo già qualche segno di utilizzo, perché insomma è una casa vissuta questa. Abbiamo delle pozze che è la piscia del cane, perché lo stiamo educando bene, scusate se è poco. Poi c'è qua una buca che non intendo riempire. Potremmo cercare il tesoro, sì, questa è un'idea. Poi le ciotole che mi stavo dimenticando di mettere l'ultima volta. All'ultimo secondo, proprio quando stavo per perdere gli animali, dopo 3 secondi in cui ero nel gioco, mi sono ricordato di prendere le ciotole. Grazie per avermelo ricordato. Bene. Abbiamo poi una doccia. Questa ragazza ha altri interessi. Non è una maniaca delle pulizie. Abbiate pazienza. C'è gente che ha degli altri stimoli. Lei infatti ama, ad esempio, dormire, che è una cosa che ammiro. Però adesso la svegliamo perché non è il momento. Direi che ha già riposato abbastanza. Svegliati, che è primavera. Vediamo i desideri. Più che altro ci interessano i timori, ci interessano. Vediamo i timori. Sì, è vero, questa casa non ha pareti perché è un clima perennemente estivo. Ah no, in realtà sta per venire l'inverno. Bene, già auto. Allora ci sarà qualche problema. Beh, installeremo dei termosifoni, che li ho tra l'altro in questa espansione, quindi ne metteremo tanti. Tanto le bollette non le pago. Beh, sì, in realtà le paga lei. Dobbiamo far conoscenza con questa persona perché stavamo già cercando di crearci un amore, però c'era qualche leggerissima difficoltà con quell'altro biondo, quindi proviamo in questo caso. Cogliete una bevanda, perché così, insomma, sì, direi anche di dare una mancia al postino, perché visto che siamo molto ricchi, potevi dare la mancia, intanto qua stanno facendo discorsi amichevoli, puoi dare la mancia solo al postino, va bene. No, 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 no. Non piangere, non è questo il suo carattere. Mi scuso perché lei ha un altro carattere, ve lo faccio vedere subito. Eccoli pronti a farsi investire perché tra poco arriva l'auto. Ecco, questa è la ragazza che conosco. Bene. Oh, adesso abbiamo creato, insomma, fatto capire chi comanda. Hanno già finito il cibo, questi qua mangiano. Sto sperperando i soldi per dare il mangime, scusate, perché ho un canarino, sono abituato a dire mangime. Riempiamo la ciotola di mangime. Sì, sono due cani vegetariani questi qui, abbiate pazienza. Qua intanto ci sono legami intensi. Esamina il sim, sta a vedere che le piace. E infatti, vedi? Odi et amo. Vedi che in effetti abbiamo il cane che è rappresentante di queste emozioni. Un obiettivo era anche di farsi rapire dagli alieni, però è una cosa difficilissima. Ho già provato, sono stato 40 giorni con questo aggeggio maledetto e ne ho ricavato solamente l'odio dei vicini, perché se guardi attraverso va a finire che spii qualcuno e viene a picchiarti in casa. Volete vedere? Proviamo subito. Scommetto che viene qualcuno a dirci di non spiarlo. Niente, si è già stufata, meraviglioso. Potrei usare i trucchi, perché ho i trucchi per togliere un po' questo fame, sonno e tutto. Intanto qua, vabbè. Sì, non è un emblema di Galateo, però ognuno ha i suoi difetti. Questo ripulisci. Senti, è lì dall'inizio dei tempi. Direi che è il momento di. Tanto la casa è già in uno stato che. Chi arriva? Bene, salutiamo anche questo qui. Fermati. Io non sopporto quando non si fermano. Pausa. Saluta, ecco, così ci facciamo un altro amico. Bene, fantastico.
Lui si dispera così, perché ho trovato una ragazza del genere. Scattami una foto, non conoscevo questa opzione, vediamo come funziona. Ecco, scattami una foto, lui le sta scattando una foto, solo che lui ha non ha proprio la passione da fotografo, non ha la vena artistica, quindi si sbaglia e fa la foto a qualcos'altro. Tanto è qua nel raggio d'azione della fotocamera, basta poco. Adesso la foto chissà dov'è. Intanto il gattone è qua con le farfalle. Lui è qui. Ignaro che il bagno non ha pareti, quindi lo vede chiunque, tra l'altro tra due autostrade, quindi scusate se è poco. Direi che è il momento di cucinare qualche manicare. Ah già, non ave... È sparito il timore dell'incendio. Va bene, però voglio comunque farle cucinare qualcosa, quindi studia, cucina. Veloce per piacere, che non c'è tanto tempo. Sono già le 4:30, direi che... Ok, qualcuno si è pisciato addosso. Per piacere, anziché litigare, un momento. Adesso scusatemi, devo usare i trucchi perché... Allora... Bene, così possiamo studiare cucina. Allora, bene, fregatene di lui. Studia cucina, così poi ti fai perdonare facendogli una bellissima fudge cake, robe del genere. Lei studia in questo fracasso. Tra l'altro, ho fatto Max Motives, però perché puzza ancora? C'ha l'igiene al massimo. È scesa la sera e la nostra eroina è pronta a cucinare il... No, questo è il gatto. Servi per cena, insalata dello chef. È già una chef, la nostra carissima amica. È una che ha un talento facile. Vedete, 2 minuti di studio tra una lotta del nemico e i cani che ululano e i gatti che stanno sulle credenze. Ha già imparato tutto. Non l'ha offerto nessuno. Va bene, no, senti, per piacere, offriamo. Dai, invita a tavola ospiti. Vedi, adesso con qualche buon piatto si ricongiungono. Potremmo insegnare al gatto a parlare? No, quello lo potevi fare col pappagallo. Sì, poi c'è insegna ordine. Volevo organizzare un party. Perché è il momento, visto che lei fa fatica a socializzare, dobbiamo usare le maniere forti, quindi un party, un matrimonio, però con chi si sposa? Con quello biondo riusciamo a cambiare completamente i sentimenti in pochi secondi? C'è intesa, vedete, scommettete che ce la facciamo a ricambiare completamente, trasformare completamente il giudizio? Il lampo si insulta, no, hai capito che ti voglio lunatica? Ho velocizzato ma ho visto uno spintone, cosa stanno facendo? Però c'è intesa, però c'è una specie di amore e odio, come ho detto prima, però adesso è un po' difficile ormai, Niente. Va bene, basta. Dopo questa lite direi che possiamo andare a riposarci. Da quando ho iniziato il gioco gli animali non hanno ancora dormito. Odietamo, è nel pieno del... Sono sempre platino. È strano questa cosa, sono sempre platino, quindi hanno tutti i loro desideri di vita realizzati. Non c'è stata quasi interazione con la loro padrona, eppure ci hanno tutti i sogni realizzati. Forse il loro sogno di vita era non essere filati completamente dal padrone e fare tutto quello che vogliono. In effetti la casa è ridotta a un colabrodo e quindi magari loro sono felici. È mattina e direi che visto che il sole splende, lei è disoccupata, potremmo fare una festa. Tra disoccupati. Spero che ce ne sia qua. Giusto che manca il telefono, quindi sto cercando. Serve un appoggio. Allora, tavolino, visto che abbiamo 1.000 euro che non stiamo usando, facciamo una piccola spesina. Così abbiamo qualcosa di elegante, che spezza un po' la monotonia. Telefono economico, non si può avere tutto. C'avevamo già l'idea di combinare qualcosa con questo Vidkund, quindi proviamo. No, direi. Allora, esisterebbe la doccia, in realtà, forse è rotta. Ah, non abbiamo soldi. Visto che serve qualche lavoretto, prendiamo il primo che capita. Cavia di laboratorio. Beh, meglio che niente. Alle 10, dai. Bene, abbiamo già l'auto. Il giorno stesso, visto, vai e conquista il mondo. Cos'è questa roba? Allora, essendo Monichina diventata ormai immune agli stimoli dell'elettroshock, la squadra di ricerche SP si è finalmente convinta che non possieda alcun potere psichico. Ah, perché è la cavia, ok. La trasferisce alla divisione di ricerca teorica sul colore. Deve entrare in una camera sterile, scegliere uno dei due tipi di liquirizia colorata e poi ingerirla. Deve mangiare la rossa o la blu. A me piace il rosso, rossa. Bene, ringraziata, premio di 500. Fantastico, possiamo comprarci tutto, tutto, qualunque cosa. Il brutto è che siamo anche molto esposti ai ladri, perché non c'è neanche un antifurto e neanche una parete, quindi potrebbe creare dei problemi. Lei, il bello è che va a lavoro con questa macchina. Con una pelliccia Versace, è un bel contrasto. Ah, ecco! Festa di Capodanno. Metti che
Cos'è? Autunno? Vabbè, quasi capodanno. Direi che possiamo organizzarla. Oggi è l'anno inizia in anticipo, almeno per noi, così. Tutti, tutti, via, bravissimi. Due non si può, vabbè. Prossimo capodanno, il prossimo mese ne facciamo un'altra, non preoccupatevi. Tutti gli ospiti sono invitati. Festeggiamenti alle 8. Benissimo, adesso però ci vuole anche un servizio. Allora, servizio. Ci serve il barista, che non abbiamo il bar, però pazienza. Ci serve anche la security. Non possiedi alcun bar. E dammi un momento che lo stavo prendendo. Ci serve anche un po' di vigilanza, perché il nostro è un party titanico con anche dei VIP, quindi stazione di polizia, per piacere, grazie. Benissimo. No, no, in realtà non era per i ladri, era per la festa. Spiegaglielo. Spiegaglielo. No, guarda. Come fa una che si crede VIP e non spiega. Vabbè, pazienza, contenta te. I vigili te li ho chiamati per i tuoi comodi, però se non li vuoi, pazienza. Vuoi i vigili del fuoco? Forse è quelli che cercava, proviamo a chiamare loro. Ti multo di 500 e vabbè, tanto noi siamo molto ricchi. Gli ospiti dove sono, tra l'altro? Non c'è. Ah, sono le 7, benissimo. Allora, abbiamo il tempo per prendere il bar. C'è il buffet, però preferivo il bar, così prendiamo anche il barista. Ecco qua, mettiamo qui. Direi che un party, già che ci siamo, un party abusivo può dare qualche soddisfazione. Quindi speriamo non passino auto. Ci abbiamo giusto 28 simeolon per pagare il barista. Speriamo che non sia uno di quelli costosi. Non ci interessa il barista del Ritz. Bene, adesso rilassati, che ora è il momento di festeggiare. Ecco qui. Peccato che siamo completamente al buio perché ho messo poche luci. Bene, ho aperto i trucchi e non riesco più a farli sparire, quindi non è una roba molto carina. Allora, c'era un problemino. Ho usato i trucchi e non spariva più la barra dei trucchi, quindi ho chiuso e adesso riapriamo. Fortunatamente i salvataggi sono stati salvati. Siamo nel bel mezzo della festa, che è una festa che si preannuncia strepitosa. C'è già anche qualche VIP, ve lo annuncio. Dicevo che c'è un po' buio perché è piena notte, però è una festa un po' clandestina. Qua intanto lei sta seppellendo già un cadavere. Pensate, una festa così intensa che si sta mettendo un po' male, eh? Monichina ha trovato un sasso. Beh, la festa sta andando nel migliore dei modi. Il barista, giusto, dovevo chiamare il barista. Cosa stanno applaudendo? Scusatemi, eh? Che sta facendo? Perché c'è la postina? Ho invitato anche il postino. Ho la postina. Chi è? Rocco Ro. Ok, è un postino. Odi e tamo stamo. Io mi sbaglio, mi dimentico sempre. Ma avete il cibo? È qui. Perché c'è la polizia? Non meriti questi animali. C'era la ciotola lì pronta. Forse qualcuno stava bloccando il passaggio. Quindi loro erano lì così a fare i segni e io non l'ho notato perché stavano facendo questa festa meravigliosa. Bene, allora la polizia che già prima abbiamo cercato di ingaggiare per la festa, direi che non hanno preso in simpatia la nostra Monichina. Questo è un problema, ragazzi. Ci hanno fregato gli animali, quindi dobbiamo ricrearli. La festa scadente, ma pensavo che stesse andando bene. Dobbiamo farci vedere persone composte, quindi riponiamo i libri, bravissima. Facciamo amicizia, quindi apprezza, ammira. Cos'è? Non capisco. Ah, Capodanno, mi stavo dimenticando. Ma dai, non sapevo questa cosa, carina. Bene, qua stanno festeggiando il Capodanno. Io vedo un po' di disagio qui, tra l'altro lei sta puzzando in una maniera devastante, però la festa va bene. Piove, quindi grandina, grandina, direi che è un capodanno meraviglioso. Animali, portati via. Polizia due volte, multa, il postino. Un bebè, adesso è anche madre, spero che sparisca questo bebè perché non abbiamo i soldi per mantenerlo. Quindi per piacere. Ah, peccato che sono spariti gli animali. Però li riprendiamo, ragazzi. Prossima puntata, in qualche modo li ritroviamo. Noi abbiamo i nostri ingaggi qua segreti. Vedete, lei è una persona preparata, pronta a tutto. Quindi qua intanto c'è la festa. Scusami se ti interrompo, però non penso sia il momento opportuno. Intanto qua c'è la torta. Direi che è il momento. No, come ripulisci? La festa sta andando niente male. 20 secondi, possiamo fare qualcosa di bello. Allora, un attimo, pausa. Voglio chiudere la festa col botto, con un bel bacio di Capodanno, con uno che è praticamente sconosciuto. Ti piace? No, non c'è chi chiedi un bacio, così. Anche a pagamento, tanto siamo ricchi. Scusati? Ha litigato anche con lui! Direi che la festa è andata in maniera meravigliosa. La casa è un disastro, però lo era anche prima. Ah, già, c'è da pagare il barista. I tuoi ospiti si sono divertiti moltissimo. Niente ma! Beh, dai, pensavo. Va bene, adesso c'è il punto dolente che potrebbe buttare giù completamente il giudizio sulla festa. Pagare il barista. D'altronde la festa è durata poco. Hai anche visto, ti sei anche goduto degli spettacoli raccapriccianti, quindi penso che valgano lo stipendio. Dai, abbiamo anche le bollette da pagare, guarda. Potremmo anche fare così, non lo congediamo, lo teniamo lì,
Finché non abbiamo i soldi per pagarlo, quindi dopo 5-6 giornate lavorative, magari abbiamo i soldi. Nel frattempo lui però accumula anche interessi e altre ore che vanno pagate. Non so cosa è meglio, eh. Forse se riusciamo a fare un salto di carriera devastante, diventiamo tipo sindaco o qualcosa del genere, riusciamo a fare abbastanza soldi per pagare il barista. Direi che c'è qualche problema. Ed ecco che va a dormire, contenta, soddisfatta di queste emozioni. Perché non dorme? No, niente. È favoloso, guardate, è l'insonnia, gioca brutti scherzi, vedete? Prima o poi penso che si stancherà. Ah, il barista vuole qualcosa. Non è che ci sia molto da prendere qui, eh. Cos'è che ha preso su? Niente, è andato via. Non ha preso su niente. Ah, va bene. Ha cambiato idea. Secondo me si è voltato, ha visto un po' la situazione e ha avuto pietà. È giorno, il sole splende, qua l'auto avrà delle difficoltà. E un altro giorno sta per iniziare. Allora, check, cosa abbiamo fatto? Praticamente niente di quello preannunciato. Che cos'è quella roba lì?